camere sopra sono occupate. Ma come, ancora? Sono forestieri, vengono da lontano, se vede che sono stanchi. E piantala! Affa! Ma... un momento. No, 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 che diavolo succede? Ma che volete, marrani? Lasciatemi! Silenzio! Ah, templari. Proprio come c'è scritto nella sentenza del re di Francia. Eretici, stregoni e sodomiti. Sodo che? Un momento, io non c'entro! Ehi. Mannaggia. Guarda come ti sei ridotto. La casa va in rovina. Ogni giorno è peggio. Noi non ce la facciamo più a andare avanti così. E lui spende gli ultimi soldi per farsi portare due vecchi zozzoni sodomiti. Ma guarda un po', se una nobile donzella deve parlare così. E poi cosa ne sai tu di certe cose? Lo sanno tutti. Ma quali tutti? Allora saprei che i templari sono stati condannati soprattutto come stregoni e alchimisti. E con questo? E con questo? Eh? E con questo sono affari che non ti riguardano. Maestro, via tu. Maestro, quale onore! Benvenuto nella casa del mumilallievo! Andiamo, andiamo! Vi faccio strada! E io? Se non ci fosse scritto su una sentenza del re di Francia, non ci crederei. Se non l'avesse ratificata il Papa, nemmeno io. Che peccato, però. Tanta buona roba sprecata. Che i templari siano sodomiti, come è detto nella sentenza del re di Francia, questi sono affari tuoi. Ma tu sei anche stregone alchimista e questo è affar mio. Ma veramente io non... Non negare! Il Papa ha scomunicato voi templari proprio per questo. E noi siamo venuti qui perché Roma è una libera repubblica che si è scrollata di dosso il dominio del Papa. Ma Corrado mio, ne pari matto. E quando mai Roma si libera del dominio del Papa? Ma stai tranquillo, qui non ti impicca nessuno. Non che io voglia criticare il sommo pontefice, ma insomma, lui se ne sta in villeggiatura ad Avignone e io qui devo pensare ai casi miei, no? Io sono solo un dilettante, ma con l'aiuto vostro ho la pietra filosofale, l'elemento che cambia in oro i metalli vili. Ma io... Che c'è? Per caso non saresti un alchimista? Lo sono, lo siamo, certo. Buon lavoro, maestro. È possibile che per un imbecille come te mi faccio fregare da un Orsini? Io ti piglierei a schiaffi. E quando io piglio a schiaffi qualcuno... Lo so. Ma lo sai chi sono io? Sì, come... Io sono Sciarra Colonna. Io sono uno che con gli schiaffi si faccio la storia. Quando diede il famoso sganassone a Papa Bonifacio VIII, ad Anagni volarono le tegole. Ah, ci risiamo. E piantala con sta storia dello schiaffo di Anagni. Tanto ormai la sanno tutti. No, che non la sanno tutti. Non certo per colpa tua. No, per colpa del destino. Cinico e baro. Guarda per esempio quel menagramo d'Enea. Già. Virgilio ha trovato, per fargli un poema. E quel truffatore ladro d'Ulisse è niente meno che Omero. E io? Sai che ti dico? Al giorno d'oggi non ci sono più poeti epici. E va bene, va bene. Dopo ci racconti tutto un'altra volta. Ma adesso cosa c'è da urlare tanto? Ma com'è che c'è? Ma non lo sai che il mio amico lì, cose, il re di Francia, mi ha dato l'ordine di dare la caccia ai templari? Beh, ma a te che te ne frega, visto che a Roma non ce ne sono? Sì, invece, ce ne sta uno scappato dalla Francia. E tu cosa vuoi fare? Giustiziarlo, secondo la sentenza. Se è balio o commendatore, bruciarlo vivo. Però? Se è cavaliere o scudiero, impiccarlo. O viceversa. Come dici la sentenza? Dio che testa, non mi ricordo mai di niente. A proposito, quello cos'è? Commendatore o cavaliere? Boh. Che imbecille, manco lo sa. E non lo so, no. Ah, tu guarda, sì, che roba. Ce n'avevo uno come lui, quella volta che andai a Anagni a prendere a schiaffi il Papa. E piantala con Anagni. Fa un po' quel che ti pare con sto templare, brucialo, impiccalo. Ma piantala ad urlare. Ma allora non hai capito niente. Ma come lo brucio? Come l'impicco se quest'idiota se ne è fatto fregare da quel Padorsini? Se tu fossi papa. Boh.
Ah. Ma per adesso il trattamento non è niente male. E tu che ci fai qui? È il lavoro mio, so serva in casa Orsini. Ma noi non ci siamo già conosciuti. No, non è possibile. Non ci ho ancora il permesso di sortir di casa da sola. Quindi non ci hai mai visti? Ma chi ve conosce? Brava ragazza, la virtù merita un premio. Meno male. Presto, via. Come mai? Non mangiate, maestro? Ah già, scommetto che non potete sospendere l'esperimento. Don Olimpio, voi siete soltanto un dilettante. E certi segreti dell'arte, voi mi capite, possono essere svelati solo ai veri professionisti. Una pentola con l'acqua. Ma scusate, maestro, ma non usate il crogiuolo. Dovete perdonare la mia curiosità, ma finora non ho mai visto un vero maestro alchimista al lavoro. Posso sperare? Forse tra breve chiederò la vostra collaborazione. Ora via. Grazie, maestro, ci conto. Grazie. Grazie. Ma che diavolo fai? Non lo sai che sul fuoco ci va il crogiuolo? Io sul fuoco ci metto le pentole e non voglio saperne di tutte queste diavolerie. Manco io. E allora? Ma la sentenza che è stata la nostra rovina adesso è la nostra salvezza. Guai se si dubitasse che non siamo alchimisti. Ah, e magari. Certamente, così è scritto sulla sentenza di Clemente V e di Filippo il Bello. Io un giorno o l'altro a quei due li querelo per diffamazione. E il cavaliere, poi? Un vero fusto. E che misure? 110, 70, 90... e 32. Sapeste chi c'è qui? E 32. Sono venuta a vedere se vi serviva qualcosa. Ci serve solo tranquillità e concentrazione, Madonna. E poi non sarebbe corretto restare qui con due uomini. Da sola? Due uomini. Eh già, noi siamo... Sì, purtroppo, Madonna Vanina. Ah, io non ci faccio caso. Io sono un intellettuale. Ma ci facciamo caso noi, però. La presenza di una donna ci disturba. Ci fa schifo. Ci condiziona. La consideriamo insultante. Beh, quando è così... Io a quei due gli chiedo i danni. Ma me la pagheranno cara. Qua. No, non ci serve niente. Ma tu servi a me? Lascia perdere queste sciocchezze e vieni in camera mia. Mi dispiace, Madonna, ma noi templari siamo un po' sodomiti. A noi le donne ci fanno schifo. Le respingiamo. Ci danno il volta stomaco. Ma tu che hai capito? Mi serve solo un modello per il mio quadro Atteone al bagno di Diana. Io sono un artista superiore alle questioni del sesso. Cerco il bello, ovunque lo trovi. Ma purtroppo io non... Obbedisci. O te ne pentirai. Ti aspetto fra 10 minuti. E che facciamo?
Don Olimpio! Don Olimpio, venite subito! Don Olimpio! Qua glielo do! Arrivo, maestro! Eccovi! Caro Don Olimpio, venite! Venite! Ecco, è giunto finalmente il vostro momento. Questa mistura deve essere mischiata e pestata per 2 ore di seguito. Ecco, ecco, così. Ma attento, attento, guai a fermarsi. Io intanto mi vado a riposare per un po'. Chiamatemi fra 2 ore. Il cavaliere! Cosa avete intenzione di fare, cavaliere? L'hai sentita, no? Vogliamo crearci dei nemici? Giammai! Ma l'avete detto voi stesso, la nostra salvezza sta nell'adeguarsi alla sentenza del re di Francia. E chi dice di no? Prudenza, quindi. Prudenza. Fermezza. Fermezza. Sodomiti siamo. E ci resterai. Eh? Mai fermarsi. Messer Olimpio? Mai fermarsi. Anch'io torno fra 2 ore. Certo, certo. Mai fermarsi. Dove vai? Appresso a quella zozzetta? Chi io? Lo sapete chi siamo? La sentenza parla chiaro. Odio gli errori giudiziari. Che vuoi fare? La corte d'appello. Agli ordini, madonna. Ecco a Teone, ma... Ma dov'è Diana? Diana? Diana sono io. Sarà un autoritratto. Capisci adesso perché mi servivi tu? Non posso spogliarmi davanti a un uomo. Certamente, certamente. Invece tra noi sarà come una cosa fra donne. Vero? Verissimo. Vediamo a Teone. Vediamo Diana. Oddio, soccotto, oddio, ma oddio. Che combinato? Soccotto, oddio. Olimpio. Sorella mia, ma che fai così nuda? È stata l'esplosione, fratello mio. Mi ha portato via tutti i vestiti. Anche a voi, maestro, vi siete fatto male. Ma state tranquillo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scatenato le forze endogene della natura. Pensate che sulla pila c'erano 2 pesi da 20 chili. Ebbene? Sono volati in aria come 2 piume. E dove sono finiti? In testa a me, maestro. Sono tutto inficozzato e mi sono pure sbollentato il culo e la schiena, ma non importa, la scienza avanti tutto. E voi due? Ma... E la mistura? L'avete abbandonata senza mischiarla? Tira via, cretino! Arrivarmi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste dubbiosi del lì? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò saltu dottore. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Divino, messer Dante. E poi? Offri il sommo. Senti un po', Sabina, ma quando è che ce lo leviamo dai piedi, quello? Chi? Messer Dante Alighieri? Sì, proprio lui. Sono 3 mesi che si è piazzato in casa nostra. Quando se ne va? Ma ti rendi conto dell'onore che ci fa? Sì, io mi rendo conto che con la scusa che il pane altrui sa di sale mi si è mangiato tutti i biscotti di Castellammare, tutti i mostaccioli di Frascati e va vuotando tutte le zuccheriere di casa.
Ah, ma ti sei scordato del panforte di Siena che ci mandò Messer Tornabuoni, fratello mio. Ah, perché? Pure quello? Ah, l'arte mette appetito. D'altronde la presenza del sommo poeta porta lustro alla nostra casata. Come se Casa Colonna ne avesse bisogno. Certo che ne ha bisogno. Altrimenti qui si parlerebbe solo di schiaffi. Il guaio è che se ne parla solo. Se però Nella fosse mia figlia, non le permetterei mai di frequentare certa gente. Se che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Senti cosa dice quella, la figlia mia purissima, castissima e pure minorenne. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? Scusate, Messer Dante, ma voi non siete un sommo poeta. Così dice la critica più evoluta. E perdete tempo con questa roba che sarebbe degna di un novelliere, di un boccaccio. Veramente si tratta di una nuova opera, sommamente poetica. Una storia d'amore come La vita nuova, chissà come sarà bella. No, un'opera nel gusto moderno, una specie d'affresco corale su una tematica universale, una cosa forte, ai limiti della contestazione. Contestazione? Sì. Ma allora avete trovato quello che vi serve. Chi è più contestatore di uno che prende a schiaffi un papa? Venite, venite. Io vado cercando un poeta, un vero poeta. Voi non sapete la stima che io ho per voi, Messer Dante. Un poeta che possa interpretare. Non avevi un altro posto, proprio sulla farina? E che volevi? Che mi mettessi sui fagioli? E a me m'hai ridotto un sollazzaro sulle fascine. Ma lo sai che sei proprio un bel porco? Non ti basta io. Modestamente. Ah, ma insomma, quella sentenza è proprio l'errore giudiziario del secolo. Ma che sei matta? È una sentenza del re di Francia e ratificata dal Papa. Non si può dubitarne. Sarebbe contro la legge. Allora certe cose come le spieghi? Ma tu non hai capito proprio niente. Noi siamo sodomiti e va bene. Ma siamo anche alchimisti, stregoni, necromanti. E che vuol dire? L'arte magica, i filtri. Noi, coi filtri magici, possiamo fare tutto. Il mio padrone conosce un filtro d'amore che sveglia anche i morti. Davvero? E come no? Figurati che una volta ne è caduta una goccia sopra un rotolo di corda. Beh? Beh, hanno dovuto usarla per farne una cancellata. Dici proprio davvero? Eh già. Un momento. Ma cosa vuoi? Vedere se la farina è meglio delle fascine. Sono io, maestro. Brucio di curiosità, vi prego, fatemi entrare. Visto che soffro tanto per la scienza, ho pensato che forse sareste stato tanto buono da farmi assistere ai vostri esperimenti. E stavolta passi. Ma non voglio essere sempre disturbato. Certo, maestro, certo. Non ne approfitterò, state sicuro. Lo spero, don Olimpio. Per il mio lavoro la tranquillità e la concentrazione sono cose essenziali. E quando non ce le ho, sono guai per tutti, ricordatevelo. Non dubitate. E pensare che ho assistito all'invenzione dell'acqua calda. Beh, l'acqua calda era una cosa già conosciuta. Ah, ma non così calda, maestro. Ahi, io ne so qualcosa. Questo? Che cos'è? Carbone? E zolfo, elementi infernali, come certo saprete. Cosa ne viene fuori? Così, niente. Manca un elemento segreto che il mio assistente è andato a cercare. Ah. Posso? Sì, prego. Ma stavolta non smettete, o va all'aria l'esperimento. Mai fermarsi. Sei tornato finalmente. Ma dove diavolo sei stato fino adesso? Ho avuto da fare cose importanti. Dove? In mezzo alla farina? In cantina. Vi ho portato qualcosa. Ma che roba è? Ragnatele, cacca di sorci. Ah, ho pure grattato un po' di muffa dalle pareti. Ha un bel colore verde. Fa figura. Deve essere salnitro. Al mio paese lo usano per conservare i salami.
Cavaliere! Cavaliere! Che c'è? Ho incontrato Madonna Vanina, dice che vi vuole subito. Padrone. Padrone, voi ci mettete nei guai. Se Olimpio sa che vi fate le sorelle, non ci salva manco l'alchimia. Ma che devo fare? Fate come me. Negate tutto. Resistete, attaccatevi alla sentenza. Sodomiti siamo, ricordatevelo. Hai ragione. Compito di fiducia, messer Olimpio. Il fuoco deve essere altissimo. Lasciate fare a me, maestro. Mi raccomando, non smettete di sventolare. State tranquillo, mai fermarsi. Fermezza, padrone, fermezza. Sono messo di dietro, arrosto davanti. Maestro, però, la pietra filosofale è cosa fatta ormai, vero? Ecco, veramente non del tutto. Occorrono ancora altri esperimenti. È una cosa difficile, don Olimpio. Tutto quello che volete, maestro. La scienza avanti tutto! Fermo! Io me ne vado! Io me licenzio! Col botto di ieri ho dato la capocciata al muro! Che ci ho lasciato l'impronta. Col botto di oggi sono andato a finire giù in cantina. Dentro sta casa c'è sta il diavolo. Non dire sciocchezze. Non è il diavolo. È il maestro. È lui. Eh? È lui? È lui che scatena le forze endogene della natura. Ah sì? È lui che fa i botti. Maestro, perdonatelo. È solo un povero ignorante. Ma che te possi ammazzare tu? Casa Orsini deve essere sorvegliata giorno e notte, chiaro? Tranquillo, eccellenza. A Ruggero il masnadiero non gli sfugge nulla e nessuno, né di giorno né di notte. Ma certo, è molto bello. Ecco, vedi, cara, non ci vuole... Ah, messer Dante! Messer Dante. A che punto siamo con la storia mia? Procede, procede bene, sì. Beh, per darle un po' di respiro ho cominciato col mettere un paio di papi all'inferno. Sì, e chi? Celestino V e Niccolò III.
E Bonifacio VIII? Ah, a quello gli ho preparato un posticino proprio adatto per lui. E dello schiaffo se ne parla, sì. Beh, sto strutturando tutta una storia. Salve, amici. Che dovrei... Oh, peccato che ci siano le signore. Ne avevo uno da raccontare che è una meraviglia. Messer Boccaccio, che piacere vedervi già di ritorno. Ci mancava anche lui. Roma è morta senza di voi. Ma ora Napoli rivive. Non ci stavate bene a Napoli, Ser Giovanni? Per carità, una città morta, un popolo fanatico della disciplina e dell'ordine. Hanno persino fatto la circolazione obbligatoria nelle strade. Oh. Un silenzio, una quiete, insomma, un mortorio. Non sono nemmeno riuscito a trovare lo spunto per una novella. Oh. Una gran perdita per il pubblico di domani. Eppure per noi, mi piacciono tanto le vostre novelle. E a te chi te l'ha dato il permesso di leggere quelle zozzerie? Si può ma sapere? Ma papà, noi giovani d'oggi abbiamo superato... Oh, vieni qua, poverino. Ringrazio Dio che t'ho trattato come un papa. Protesto. L'opera di un artista non è mai una zozzeria. Ma è... Storie. Guardate Messer Dante. Lui che è un vero artista, certe cose non le scrive. Chi, lui? Ma fatemi il piacere. Ha la mano leggera, lui. Vogliamo ricordarci di Tai che si graffiava il petto con le unghie merdose? Quanta merda! Tu, Andreuccio da Peruglio, ce l'hai messo fino al collo. E quanta puttana, poi! Dico, la vogliamo smettere? Che qui c'è una ragazzina che non ha ancora compiuto i 18 anni? O vi devo prendere a schiaffi tutti e due? Proverai tua ventura tra i magnanimi pochi a chi il ben piace. Di lor chi m'assicura? Io vo gridando pace. Pace! Messer Petrarca! Pure lui a Roma, e che ci fa? Ma come non lo sapete? È riuscito a farci incoronare poeta aulico. E naturalmente si è piazzata a casa mia. Che veramente si è degnato di onorare. Ho saputo che l'hanno appena incoronato poeta. Sì, e allora non crederanno alle mie nostre parole. Dai un bacetto, Messer Petrarca. Dobbiamo festeggiare il suo lauro. Oh, solo un immeritato segno di riconoscimento. Ma voi ve lo siete ben meritato. Tante mio. Tu lo sai come la penso io su questi premi letterari. Una pastetta. Ah, uno scandalo. Una vergogna. Tuttavia, non avrei mai immaginato che si sarebbe giunti così in basso da dare a Petrarca il lauro d'oro. Un po' esuculo da strappare. Senza idee. Senza vigore. E intanto eccolo. Col serto in testa. E non se lo leva nemmeno quando va a letto. Toccate pure. Ma è oro. È oro. Davvero. Non l'avrei accettato, altrimenti. Ah, ma hai visto quello che sta succedendo? Oh, io non ci riesco a credere. Ammazza. Guarda un po' questi disgraziati. Ma che sì, li trovano. Disgraziatissimi, a casa mandano la lira. Guardate, me l'ha dato. Mi ha giurato che funziona. Ma cara. È un po' caro, ma se fa l'effetto che dice. Avanti un altro. Ecco, due scudi. Ma non è un po' caro. Ah, se non lo vuoi, lascialo. La clientela non ci manca. None, none. Ma è proprio sicuro che fa effetto? Possiamo fornire a richiesta del cliente le migliori referenze. Altro! Hai sentito? Marcia! Avanti un altro! A voi ci vuole il formato gigante, nonnetto. E fa tre scudi. Il prezzo non è soggetto a sconto perché è imposto dalla ditta. Ma fa... Ai serve Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Ti piace? Ma cosa vuoi che gliene freghi dell'Italia agli italiani? Scusa, no, sta a sentire. Allora senti questa. Pape Satan, Pape Satan, Aleppe. Che ne dici? Suona bene? Ma che cosa vuol dire? Boh.
E tu scrivi cose che non significano niente? Ma è l'ABC del mestiere, Giovanni mio. Tanto poi ci pensano critici a spiegare cosa significa. E li vogliamo far divertire o no questi poveracci di critici? Se no, che ci stanno a fare? Ma è disonesto! Perché? Sono onesti loro? Ma... Sai che ti dico? Che questo diventerà il verso mio più celebre. Passarono 10 anni che avevi chiuso bottega, e mo? E mo la riapro la bottega, andiamo. Chiare, fresche. Chiare, fresche, dolci acque. Chiare, fresche, dolci acque. Oh. Chiare, fresche, dolci acque. Chiare, fresche, dolci acque, ove le belle membra pose colei che solo a me par donna. Vi piace, messer Sciarra? No. Ecco, lo immaginavo. Allora, per compiacervi, ho composto un sonettuccio sulla corte di Papa Clemente V ad Avignone da fare accapponare la pelle. Sentite. Nido di tradimenti in cui si cova quanto mal per lo mondo oggi si spande. Divin serva di letti e di vivande in cui lussuria fa l'ultima prova. Vi piace? No. Allora, sì, avrei... Sì, sì, va bene, contentatevi delle chiare, fresche e dolci acque, messer Petrarca. Ma andate a scriverle a quell'altra finestra. Pure lì c'è una fontana, quella dove bevono le vacche. Eh? Ah, Ruggero, hai notizie di quei due? Scommetto che sono scappati. No, e quelli mica scappano. Stanno a fare i soldi con la pala. Voi, fuori di qui! Io? Va bene. Ma non è possibile. L'ho visto io con l'occhio mio. Allora vanno a comprare un vasetto. Io? Ma io c'ho una dignità, Sor Sciarra. Però sì, proprio veser. A chi? A me? A me occorrono soltanto le prove materiali della stregoneria. Questa è la volta che diamo l'assalto a casa Orsini, vedrai. Non le fare, ste cose, Sciarra mio. Oramai hai una certa età. Paci, moglie. Le donne non devono fare politica. Tuttavia, però, in certi casi... Senti, in che rapporti sei tu con Vannozza e Vannina Orsini? Qua bisogna stringere i tempi. Tutte le mie proprietà sono pignorate per le tasse. Perciò mi servono la pietra filosofale e l'oro subito. Don Olimpio, la pietra filosofale non è mica una cosa che si cucina come i fagioli con le cotiche. Capisco. Ma dopo tutto quello che è successo, che altro ci vuole? Ecco, già, che cosa ci vuole? Il nitrium, ecco che cosa ci vuole. Che cos'è? È un derivato dell'ammonium. E dove si trova? Nell'urina. Allora è semplice, sequestriamo tutti i pitali di casa. Eh no, mi serve urina di gatto nero. Ma anche questo è facile. Tra Foro Traiano e Colosseo, hai voglia? Sai quanti gatti neri troviamo? Non basta! No? Ci vuole il gricilium. Ma cos'è? Il grasso del gricile di un maiale nero ammazzato a mezzanotte al cimitero e distillato con acido muriatico. Allora, un maiale nero? Giusto, ce l'ho! Stanotte mandiamo Sgargamella al caposanto ad ammazzarlo, Sta zitto, è successa una cosa meravigliosa, imprevedibile, disperabile, incredibile. Sei venuto a trovarci? Messer Dante e Messer Boccaccio. Come hai detto? E chi sono?
Come chi sono? I padri della lingua italiana. I più grandi artisti viventi. I sommi. I divini. Ma a me che me frega? Da quando siamo rovinate siamo delle paria. Delle reiette. Escluse dalla vita intellettuale di Roma. Nessuno viene a casa nostra. Nessuno ci porta i suoi omaggi. Vanno tutti a casa Colò. E adesso viene qui Dante Boccaccio e lui se ne frega. Sbrigati a venire in salotto. O te ne pentirai. E anche voi, Messer Templare. I sommi vogliono vedere anche voi. Oh, che emozione. Maestro, oh, caro, non vedevo l'ora di conoscervi. Maestro, venite. La nostra casa è onorata. Ho salutato, prego, maestro, accomodatevi. Maestro. Che piacere. Da un pezzo cercavo uno come voi, maestro. E ora diteci, cosa scrivete di bello? È proprio un onore. Lasciatemi. Avete visto come agisce quello? E lo dite a me? Un lavoraccio, il mio caro maestro. Il pubblico vuole sempre cose nuove, nuove sensazioni. E un artista ha bisogno di documentarsi, di sperimentare su di sé le cose che deve esprimere. Purtroppo queste esperienze non sono sempre agevoli. Voi lo capite, non è vero? Ho bisogno di voi, maestro. È il cielo che vi manda. Non vi rifiutate, maestro. È nel nome dell'arte che ve lo chiedo. Con la massima riservatezza, naturalmente, mi raccomando. Ma di che staranno parlando? Domandaglielo tu. Tanto tu sei in confidenza, no? Perché tu no? Io no. Io so come comportarmi. Per tua norma, quando sei arrivata, lo stavo già mettendo al posto suo. A me? Mi pareva che ce lo avessi già messo. Oh! In nome dell'arte, caro maestro, devo chiedere la vostra collaborazione per una cosa assai delicata. Non mi agevole chiedere certe cose. Ho una fama da conservare. Quindi il tutto deve restare tra me e voi nel massimo segreto. Quale onore, Messer Petrarca! Anche voi, naturalmente, in nome dell'arte e con la massima riservatezza. Siete un vero mago, maestro. Come avete fatto a intuire i miei desideri? Capisco che chiedo cose fuori dall'ordinario, ma con voi si fa presto ad intendersi, no? Danni! Sotto a bere! Oh, venite tutti da Sora Giulia che c'è il pisello fresco! La scocciatura, questa spesa tutti i giorni. Non andare mai da quello, è un famoso imbroglione. No, questo non è ruspante. Roba di scarto, appassita. Ma che dite, signor? È roba di prima scelta, colta proprio stamattina nell'orto mio. Frottole. Sempre la solita storia. La roba buona la mandano fuori e al mercato arrivano solo gli scarti. Ben detto. Senti, Vannina, dovrei chiederti un'informazione. Quel cavaliere... Eh sì, la roba buona la do a loro. Le passano al calmiere. Tu che ne dici, tuta? Parole sante. Mettono il calmiere e poi vanno la roba buona. E... ma che illusioni se fanno. Dove li trovate, sti marignani? Ehi, come siamo matti? Se ci acchiappano quelli di Sciarra Colonna, siamo fregati. Don Olimpio ha mandato Sgargamella a proteggerci. Ah. Oh! E andiamo? Oh, allora siamo tranquilli. Forza! Forza! E camminate! E cammina! E dagli in carcia qua, bestia! Hai sentito? Ti devo dare un calcio, maiale! Padrone, che c'è? Sentite, io... Oh! E muovetevi!
Io non vi capisco, padrone. Ma niente, niente, cominciate a crederci anche voi alla stregoneria, eh? Io? Allora perché ci andiamo noi al cimitero per ammazzare il porcello? Non ci poteva andare quella specie di spaventapasseri, eh? Io cerco solo il modo di squagliarcela. Con questa storia della sodomia cominciano a fare sul serio. E se non ce la filiamo, ce lo fanno come l'antro della Sibilla. Siamo arrivati, pare. E adesso? Adesso tu resti qui e noi ce ne andiamo. Non c'è niente da fare. M'ha detto Don Olimpio che vedevo tenere d'occhio. Vedevo proteggere, anche a costo della vita. E sì. Ma noi dobbiamo andare soli. No, non c'è niente da fare. Aspetta. Che c'è? Guarda là. Mamma mia. E quelli chi sono? Stregoni. Ah, scappiamo. Ma dove vai? Siamo stregoni anche noi, no? Fra colleghi. Ah, già. Eh? Dai. Oh! Ma... Oh! Venite qua a dare mano. La mascherata è finita. Li botti ve li godete voi. Oh! Finalmente ne hai fatta una buona. Lo sapete cosa vi succede adesso? No. Ah no? E nemmeno io, ma è possibile che non debba ancora sapere se sei cavaliere o commendatore? Se ti devo impiccare o bruciare vivo? Sono un misero cavaliere, Messer Charles. Ah, meno male. È perché sei ricommendatore, mi toccava fare un rogo con quello che costa la legna. E invece impiccarmi è molto più semplice. Cominciate da qui. Ma io che c'entro? No, no, io mi appello, è un equivoco, un errore giudiziario. Io sono qui di passaggio. No, no, padre, lasciami. Ti prego, non essere così crudele. Forse lui non è stregone e neppure... Neppure che cosa? Lo vedete cosa succede a fargli io? Frequentare certa lei? Gente? Fuori di qui, tutti! Oh. Eh no. Finalmente siamo soli e posso parlarvi a cuore aperto. Sapeste che vita la mia finora. Continua umiliazione vicino a una donna esigente, sprezzante. Un inferno, maestro mio. Ma sono sicuro che con voi troverò la felicità. No! Ma come, se l'avete data a chiunque per due scudi? Io? È una calunnia! E tre scudi per il formato gigante. E io sono tipo da formato gigante. No! È tutto un equivoco, padrone. Qui i signori alludevano al filtro. Eh? Che filtro? Purtroppo non ho avuto tempo di informarvi. Ma di che diavolo stai parlando? Del filtro che avete inventato. Io? Leporello, sei il peggior figlio di cane, truffatore, bastardo e ladro che conosca. Se esco di qui ti... E questo è il pranzo di oggi. Domani sarà la metà e poi la metà della metà. E così via, finché non vi sarete decisi a darmi quello che voglio. Il filtro? È il filtro. E che altro? Hai inteso, Leporello? Siamo negli stessi guai, padrone. E chi ci tira fuori ora? Fategli il filtro. Sì, e come? Questo mica è fesso come Olimpio Orsini.
mangiate, cavaliere. Oh, io non approvo i metodi brutali usati da mio marito. Prego. Cavaliere! Cavaliere! Comportatevi da gentiluomo. Moderate la vostra aggressività. Non è degno di voi approfittare di una povera donna indifesa. Credevano di fare i comodi loro, come in casa di quel cornuto di Olimpio Orsini. Non lo sapevano con chi avevano a che fare. Tremano per la fame e la paura, i due bastardi. La mia buona fede, cavaliere. Io? Sì, mi avete violentato con arti subdole e vili. Saprete almeno rispettare l'onore di una gentildonna. Conto sulla vostra discrezione. Padrone? Sapete che vi dico? Se non fosse per queste catene, quasi quasi preferisco casa Colonna a casa Orsini. Forse non hai torto, ma c'è la storia del... Io non approvo la brutalità di mio fratello, cavaliere. Non avete fame? Fame? Io sto morendo di fame, ve l'assicuro. Cosa fate, cavaliere? Sono 2 anni che sono fedele alla memoria di mio marito. 2 anni? Oh, 2 anni di torture. Ma nessuno mi indurrà a mancare di rispetto alla sua memoria. Dicevate, cavaliere? Niente, un sospiro. Sì, al paese dei porci questi li chiamano sospiri. Tremano di nuovo i maledetti. Adesso piangono e gemono i bastardi. Li abbiamo in pugno, Ruggero. Cavaliere. D'accordo. Vi ho violentato con arti subdole e vili. Voi contate sulla mia discrezione, va bene. No! Aiuto! No! Sbrigatela da te, leporello. Io non approvo la brutalità di mio padre, cavaliere. L'approvo io, madamigella. Portate via quella roba. Voglio morire di fame. E quanto alla seconda parte della cerimonia, non se ne fa niente. Io sono in sciopero. Quale cerimonia? Non ne sapete proprio niente, eh? Si tratta forse di qualcuna di quelle cerimonie infernali per cui vi hanno condannato come stregone. È per questo che volete spiare e morire di fame. Certo, i vostri delitti sono stati orrendi. Ed è giusto espiare, ma... Peronella, ci sei rimasta solo tu a credere a queste panzane. Non siete colpevole? E di che? Il solo delitto di noi templari è di essere ricchi e potenti e di aver destato la cupidigia di Filippo il Bello e del Papa. Vi credo, cavaliere. Non riuscivo a convincermi che poteste essere colpevole di cose così terribili. Ne sono contento, anche se servirà ben poco. Ma io vi aiuterò, cavaliere. E come farai? Non lo so, ma qualche cosa farò. State sicuro. Ormai si sa tutto. Corrado è stato catturato da Sciarra Colonna. È un affronto per casa Orsini. Una vergogna. Un'ignominia. Una turpitudine. Shh.
Ci siamo. E dove? Alla fine dell'esperimento. Questo è il gricilium. Per fortuna quel fesso di Sgargamella mi ha riportato almeno il gricile del maiale nero ammazzato a mezzanotte. Sai che fortuna. E Corrado? Mi aveva già dato tutte le istruzioni. Nitrium. E che cos'è? Distillato di urina di gatto nero. Che schifo. Ormai posso fare tutto da me. Che dici, di mischio? Ma fa un po' quello che ti pare. Non succede niente. Ma si può sapere che cosa hai fatto? Ho mischiato il nitrium col gricilium, quindi ho fatto il nitrogricilium. Oh. E poi? E poi me lo deve dire il maestro. Ah. Dov'è il maestro? È da mezz'ora che te lo stiamo a dire. È prigioniero di Sciarra Colonna. Ma come si permette quel marrano? Voglio il maestro, a qualunque costo. Sgargamella! Che c'è? Sgargamella! Raduna le truppe e suona la dunata! Ah, sono lì! Ma chi chiama la dunata? Le serve i ragazzini! E gli arbiceri di casa Orsini dove sono? A casa Colonna, in dove paghenos! Allora bisognerà sommuovere il popolo! Ma quello se sommuove da solo! Viva la Colonna! Viva! 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 Le ultime ricerche tecnologiche hanno portato a stabilire che la lunghezza media della vagina è di 25 centimetri, mentre quella media dello strumento maschile è di 22. Da questo errore di programmazione, non imputabile alla classe lavoratrice, risulta che ogni anno almeno 16.300 metri di vagina rimangono inutilizzati nella sola Roma. Ma non basta. La classe padronale, avida come sempre di riservare a sé i mezzi di produzione, minaccia di aggravare questo spreco, sottraendo a danno del popolo lavoratore il modo di incrementare e di incentivare la produzione. Il bieco Colonna tenta di riservare a sé i benefici del progresso tecnologico a danno del popolo. Avanti Colonna! Avanti Colonna! Ruggero, prendi i tuoi uomini e caccia questa barbaglia. Il fatto è che i miei uomini hanno dato le dimissioni e mo stanno in mezzo a quelli. E allora scendi tu e cacciali via. E fossi matto. Avresti paura? E come? Ah, no. Siamo le sole. A questa gli devono dare sempre le corna. Stacci loro. Oh noccio, mamma mia, che dolore. E che vogliono questi manicomi? Non l'hai ancora capita? Vogliono i prigionieri. Dovranno passare prima sul mio corpo. Ci passeranno, stai tranquillo. E ci si puliranno pure i piedi. Ma sì? La vedremo. Ah, senti, vammi a chiamare quel Cola di Rienzo. Noi donne dobbiamo sempre mettere a posto tutto. Sono venuta a vedere come va l'appetito. Facciamo lo sciopero della fame, eh? Ma io ho altri metodi, sai, per farti cedere. Prima ti cavo tutti i denti, poi ti cavo gli occhi, poi ti rompo le gambe. E poi mi avete rotto i coglioni. Ma che vi siete messi in testa? Che un filtro come il mio si fa in cucina, nella cucuma del latte? Ci vogliono storte, alambicchi, matracci, crogiuoli, il libro nero, le tavole del comando. Ce l'avete voi ste cose? Eh? No. E allora che volete da me? Ma queste cose ce l'ha soltanto Olimpio Orsini. E voi chiedetegliele in prestito. Un Colonna chiedere una cosa a un Orsini? Mai! E allora niente da fare. Ah sì? Adesso ci penso io. La piattaforma rivendicativa del popolo romano si articola in 7 punti. Tuttavia, in un clima di programmazione organizzata,
alcune scelte si impongono. Ora dico io, dove indirizzare tali scelte? Verso casa Orsini. Il materialismo dialettico può effettivamente consigliare alcune rinunce tattiche. Sì, sì, tattiche. D'accordo, casa Orsini è il primo obiettivo del popolo romano. Un momento, Sor Cosa. Casa Orsini è del popolo romano e va bene, ma il laboratorio è mio, lo voglio intatto, guai a chi lo tocca. Ma va bene. Scaramella, le truppe! Io non c'entro, io sono in sciopero! Chiamate il Marcello! Sono di passaggio, mamma! Centro! Oh, questo è mio! Oh, questo è mio! È mio! Roba da signori, eh! Non si tocca! Che schifezza! È mio! Vandali! Incivili! Oh! Che schifezza! Che è successo? Che ne so, Otello appena toccato terra è sparito in mezzo al fumo e alle fiamme. Miracolo, miracolo, il ladro sacrilego è stato punito. Miracolo, miracolo, miracolo. Miracolo! Miracolo! Andate, andate! Miracolo! Miracolo! Ma che miracolo! 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 Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio. Sta zitta, mosciatore. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nucchiero in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Vedi, signor cortese, da si lievi cagion che crudel guerra, e cuor che indura e serra, Marte superbo e fero. Ed ora te non stanno senza guerra. Apri tu, padre, intenerisci e snoda. E tu, Marcel, diventa ogni villan che parteggiando viene. Chi è? Ma mi fate dire una cosa pure a me? No. E state zitti pure voi. Ma cosa vogliono questi imbecilli? La pace. Un accordo, come vogliono tutti. Visto che il laboratorio di casa Orsini è protetto dai miracoli, non c'è nient'altro da fare. Un accordo. Tu hai l'alchimista, no? Beh, e casa Orsini ha il laboratorio. Quindi, è semplice, basta che vi mettiate d'accordo e... Un accordo con l'onno Orsini? Ma siamo matti.
Mai! Ma che? Erano, Mr. Sciarra, erano i tre canti che avevo dedicato allo schiaffo da Nagni. E adesso? Al massimo una terzina. E se ci ripenso, mando pure Bonifacio VIII in paradiso. No! Questo è un ricatto. Ma Sciarra Colonna non cede ai ricatti. Non contate su di me. Infatti, ci penserò io. Ho già preso un appuntamento con Vannina e Vannozzo Orsini. Tra donne ci si intende... Oh, e mo ci riportano qua quello. Maestro, mannaggia. Ho seguito a puntino le vostre istruzioni. Sì. Che avete fatto? Il nitroglicerium è qua dentro. Ma adesso che ci faccio? Per favore, i patti sono chiari. Tutta l'attività del cavaliere deve essere dedicata al filtro. Ma con questo che ci faccio? Affari vostri, messer Olimpio. Cavaliere, volevate il laboratorio. Eccomelo. Beh, il laboratorio non basta. Ci vogliono gli ingredienti. Ossia? Bava di rospo è essenziale. E che aspetti? Bava di rospo, di prima qualità. Ci vuole poi... sangue di cane nero. Ucciso a mezzanotte al cimitero. In una notte di plenilunio. Appunto. Eh? Poi occorrono... tre cuori di lucertola. Bene. Qua ce ne so cinque. Ma questa che diavolo è? È un gioco degli anglosassoni. Il piccolo stregone. Fatelo da soli. Lo importa Salomone il giudio. E va bene. Tutti fuori. Anch'io. Va bene, andiamo. Sì, vieni. Mi devo concentrare. Avrei anche bisogno di due occhi di imbecille. Sta lavorando. E quando è pronto, noi che facciamo? Qualcuno lo prova. Ma... chi? Messer Boccaccio, per esempio. Ah. Io? Con me sarebbe inutile, non potrebbe aggiungere nulla a quello che già c'è. Guarda un po'. Messer Dante? Ecco. Troppo ferioloso. Io ridisco al pensiero di quel che potrebbe succedere se le mie facoltà venissero ulteriormente potenziate. Piuttosto, Messer Petrarca. Io? Ma io non... ma io... Non fatemi parlare, per favore, che ci sono delle signore presenti. Oh, piuttosto, Messer Sciarra. Ecco, giusto. Io prendere quell'intruglio. Oh, Sabina, dio un po' tu se ne ho bisogno. Bisognerà cercare qualcuno fuori. Devi fuggire, Corrado. Magari, e come? Non vedi come ci sorvegliano? Lo so, ma tutto quello che posso fare è mettermi d'accordo con Giovannona. E che può fare Giovannona? Ha le chiavi di casa. Può lasciare aperta una porticina della sala dove avverrà... sì, insomma, l'esperimento. Beh, è già qualcosa. Ah, meglio di niente. Credi di riuscirci? Giovannona è sensibile a certi argomenti. Dovremmo approfittare di un momento di confusione. Ma chi ti dice che ci sarà? Eh? Di appestato. Bava di cane rabbioso. Oh, polvere di denti cariati.
mescolare e servire caldo. Chi prende sta roba cade in convulsioni. Ci puoi scommettere. Sai che casino. E noi, via. Ma che stai a fa? Una nuova salsa. Mi ha dato la ricetta un pellegrino venuto dall'Arabia. E come si fa? Dunque, ci vuole peperoncino rosso, peperoncino in polvere, pepe bianco, pepe nero e zenzero. Ah, e quanta ne hai fatta? Oh, quanto basta per tutto un anno, perché se ne mette solo una puntina di cucchiaino, Che ti credi? Beh. La cerimonia avverrà con la dovuta solennità. Al tramonto, mi raccomando. Perché al tramonto? Perché dopo viene la notte. Ed è più facile scappare. Già. Portateli via e sorvegliateli bene. La cerimonia è al tramonto. Zitto, sa! Forza! Tutto a posto, vi ho procurato anche due cavalli. Non amerò più nessuna donna come voi, madame Jane. No, devo compiere gli ultimi riti segretissimi. Ma guai a chi disturba! Ma fuori! Hai sentito il tuo servo? È un idiota che parla a vanvera, ma io no. No? Io parlo sul serio, Peronella. Sì. Non ho mai incontrato una donna come te. Hai detto donna? Non mi inganni. Che vuoi dire? Non consideri come gli altri. Sì, insomma, una ragazzina. Sul serio mi vedi come una vera donna. Una donna da amare, da desiderare. È al tramonto. Che c'è al tramonto? La cerimonia. Sì, insomma, quella del filtro. Oh, signori Dio. Ma state tranquilla, madame Igella, faccio in un momento. È vicino, vi prego, andiamo. Chi è? Eccoci. Non arriviamolo. Ma quando si comincia? Siamo in ritardo, pazienza. Quando è finita sta storia, mi ridate il maestro. Ho sempre qualcosa in sospeso. Sì, va bene, dopo, se tutto va bene. Le signore dietro il paravento. Oh, no. Ma lì dietro non si vede niente. Appunto. Noi dobbiamo assistere. Siamo altrettanto interessate al buon esito delle... Silenzio! Qui siamo a Roma. Non siamo in Danimarca, dove i selvaggi vichinghi si dilettano ad assistere alle zozzerie fatte in pubblico. Via! Mi rompete tutto, andiamo.
No, 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 no. Perché? Non ancora. Ma dove l'avete preso questo carcame? È l'unico in tutta Roma disposto a ammettere che... Vabbè, andate. Sì, signore. Lo sapevo che mi ero dimenticato qualcosa. Ci vuole una donna. No, quelle no, ci mancherebbe altro. Ci ho pensato io, Messer Charles. A un esperto, certi particolari non possono sfuggire. Loredana la Cispadana, la miglior professionista di Piazza Montanara. Oh, Tina, ciao, guarda. Bella. Che storia è questa? Ragionate, cavaliere. Se l'esperimento non riesce, siete un ciarlatano e meritate la morte. E no, se riesce? Siete uno stregone e meritate lo stesso la morte. Ah, sì? E quando finisce il filtro, chi ve lo rifà di nuovo? No, non vi preoccupate, ormai sappiamo come si fa. Abbiamo ordinato 10 scatole del piccolo stregone a Salomone il Giudio, quindi... No, è una vergogna, è una truffa. Io non ci sto. Io mi ritiro. È contro i patti e poi io non c'entro. Io sono solo l'assistente. Oh! Un momento, eh? Io il maestro lo voglio indietro in dietro. Silenzio! Ordine! Disciplina! Ruggero, dai una dose al vecchietto. E poi si vedrà. Che fame. Ma guarda quello, ci fa la zuppetta. Mamma mia. Eccomi che arrivo! Vini! Volgite, che fai? Scappo! Lasciando un sommo poeta a un branco di tela. Tieni! Grazie. Vi riservo un posto, un paradiso. Dove andiamo? Dove non giunge l'autorità del re di Francia. Oh, beh, è facile. Né quella del Papa. Allora troppo dobbiamo camminare.